strepitoso turno in Serie B con vittorie esterne per Nocerino e Juve Stabia sui campi di Cittadella e Regina. I servizi. Male, molto male il Cittadella, sconfitto in casa anche dalla Nocerina. Campani subito in vantaggio, già al secondo minuto il dribbling di Farias, la palla colpisce l'incrocio, arriva Catania, botta al volo e palla in rete. Il Cittadella colpito a freddo fatica a reagire e Di Roberto anticipato in calcio d'angolo. Nocerina più pericolosa, il dribbling ancora di Farias, Cordaz ci arriva. Ci prova da fuori area Bellazzini, Gori blocca. Alla mezz'ora Nocerina in 10, De Liguori in ritardo su Bellazzini, secondo cartellino giallo, giusta l'espulsione. E poco dopo arriva il pari del Cittadella, ma ruba palle in area e finisce a terra, per l'arbitro è rigore, Bellazzini mette dentro. Partita che sembra mettersi bene per il Cittadella, ma la Nocerina nel recupero torna in vantaggio, angolo in mezzo all'area al volo di Maio, si va al riposo sul 2-1. Ci si aspetta un Cittadella all'arrembaggio, invece sempre solo Nocerina, diagonale di Catania, fuori. La risposta ancora di Bellazzini da fuori area, la palla in angolo. Sul corner dribbling di Bellazzini in mezzo, il tiro di Job alzato sulla traversa. Ma è ancora Farias a sfiorare la rete, destro a girare dal limite base del palo. Il Cittadella proprio non c'è, Castaldo libera Farias solo davanti a Cordazza, ancora decisivo. E nel recupero arriva il terzo gol, Gasparetto mette giù Castaldo, per l'arbitro il fallo è in area, batte lo stesso Castaldo che mette dentro il 3-1.